volte in cui la buona architettura riesce a condizionare le politiche sulla città, ma solo la buona politica riesce a cambiare l'architettura della città. Due esempi. Io penso che dobbiamo avere un rapporto diverso con la politica, nel senso che io ci ho provato, mi è andata male, spero che andrà bene, ma dobbiamo anche togliere un po' di drammaticità a questa soglia, perché altrimenti non andiamo più avanti, lo dico in modo molto diretto, lo dico qui a Milano, nel senso che o ricominciamo non solo a occuparci di politica, nel senso che guardiamo al museo, ci indigniamo, andiamo magari una o due volte all'anno in Piazza Castello, in Piazza Duomo, non è quello far politica, non ci sono, scusate il termine cazzo, non è quello far politica è un'altra cosa, la politica vuol dire anche dedicare del tempo a un'idea di governo, a un'idea di relazioni, a un'idea di, come dire, di visioni sul futuro che non sono quelle che stanno dentro la nostra professione. Allora, nella cultura anglosassone, negli Stati Uniti, ci sono degli avvocati che a un certo punto smettono di fare la professione oppure continuano a farla, ma nel frattempo fanno politica, dei politici, degli architetti, fanno politica. Noi dobbiamo, secondo me, tutti ricominciare ad avere un rapporto più, come dire, più forte, più intenso, ma anche meno drammaticamente vissuto sul senso di uno stacco con la politica, perché sennò la politica la lasciamo in mano a una classe che è una classe specializzata nel far politica invece in modo esclusivo e che ha perso i contatti con la realtà e che vive sulla sopravvivenza e che sta distruggendo il senso della politica. Questo è il vero problema che noi abbiamo oggi in Italia. Lo dico proprio, sono molto diretto, io mi rendo conto che ho fatto una mezza follia nel candidarmi candidato sindaco alle primarie del centro-sinistra, ho perso insieme a questa elezione anche un gruppo di lavori, è una cosa che non ho 80 anni, quindi ho fatto probabilmente dal punto di vista di una costruzione di una carriera, ho fatto una vera diversità. Però sono felice di averlo fatto, perché a un certo punto mi è stato chiarissimo che il modo di fare politica che ho sempre avuto dentro di me, che ho sempre cercato di fare attraverso i miei progetti, non bastava più.